all'altare, è stato ristrutturato nel corso dell'Ottocento e presenta degli elementi del XVII secolo. Sulla vostra destra potete notare un dipinto che rappresenta sempre i due santi a cui è dedicata la chiesa, e San Bernardo, che è quello sulla sinistra, è rappresentato con un saio che era proprio caratteristico dell'ordine cistercense, di cui lui era il fondatore. Invece San Martino è stato raffigurato con abiti vescovili. Mentre sulla destra e la sinistra c'è un dipinto che rappresenta una donna in posizione stante con le mani giunte. E questo dipinto è stato restaurato nel 1944 da una persona che non era molto competente, e a noi è giunto da un'altra chiesa. E abbiamo strappato, e quando è arrivato in questa chiesa c'era solamente la figura della Madonna. E all'interno della chiesa, se notate, non arriva molta luce, e questo è dato dal fatto che la chiesa presenta principalmente un ordine romanico. Il pavimento e in parte è quello originale ed è in questa parte centrale, invece le due parti laterali sono state restaurate. Ma il torno del dipinto è scuso? No, quello della Madonna non è molto grosso, anche questo ti presume che